Il 7 e l'8 settembre torna a Pacentro la Corsa degli Zingari, la storica tradizione che vede i concorrenti sfidarsi in una corsa a mozzafiato a piedi nudi per onorare la Madonna di Loreto. La competizione ha origini medioevali e ancora oggi ne conserva il fascino e la devozione. Dalla sommità di un costone roccioso i partecipanti, rigorosamente scalzi, scendono fino al torrente Vella e con i piedi lacerati e feriti dalle pietre e dai rovi risalgono le vie del paese per raggiungere l'altare della Chiesa della Madonna. Per quanto riguarda la preparazione, grazie all'organizzazione della Corsa degli Zingari, che anche quest'anno si è superata nell'organizzare l'evento, tutto sembra procedere nel migliore dei modi e ci auspichiamo che si concluda nel migliore dei modi, ne siamo certi. Proprio grazie, ripeto, all'organizzazione, al suo presidente Giuseppe De Kellis, che ovviamente è il motore di questo evento. Sappiamo che la Corsa degli Zingari è una manifestazione che unisce fede, tradizione e soprattutto la cultura storica del nostro paese. La comunità pacentrana sostanzialmente si rivede nelle radici storiche. Per questo, ripeto, per noi la Corsa degli Zingari è un evento che sarà, anche negli anni, sarà sempre più strutturato, ripeto, grazie a questa organizzazione. È sicuramente l'evento più importante per Pacentro. Sicuramente negli anni futuri sarà sempre più affinato, magari ci sono delle situazioni che saranno sempre più strutturate. Ma sono convinto che con l'attuale organizzazione non potrà fare altro che raggiungere risultati sempre più alti. Le novità sono tantissime, ogni anno il livello della corsa sta salendo, i personaggi sono sempre più numerosi come potete vedere dal cartellone e soprattutto il livello della stessa sta evolvendo, mi spiego meglio. Questo evento nel 2018 per noi pacentrani molto caro e prezioso era riconosciuto, ahimè, a livello locale di Valle Peligna. Adesso con un duro lavoro dell'Associazione Corsa in collaborazione della Confraternita Madonna di Loreto l'abbiamo portata alla conoscenza nazionale e internazionale come l'ultimo progetto da noi voluto, che è il progetto Metaverso, con una grande partnership della Lux Video che porterà lustro, popolarità e economia al nostro paese. Quindi è un progetto ambizioso che si concluderà a luglio 2025 e il che genererà turismo tutto l'anno e soprattutto economia. E un borgo come il nostro necessita di tale iniziativa. Rete 8 trasmetterà domenica prossima in diretta l'intera manifestazione.